amici e amiche di un canale che tra un po' cambierà il nome. No, merda, già iniziamo così, Ale, porca troia, non si può, sì, sì, cioè, sì, incredibile. Sì, sì. Cioè, come lo chiamiamo a Link to VR? Cioè, vuoi che lo manteniamo a Link to VR dove parliamo solo di VR? E poi facciamo... E poi può starci, Comunque Link to VR può mantenere VR, la sua... Sì, perché comunque un link è un link sulla VR, esatto. E non è però male, lo fai con qualcun altro, non lo fai con me, lo fai con Luca. Può essere. Un grande ritorno di Luca. Certo. O lo faccio da solo. C'è aria di grandi cambiamenti qua, c'è aria di grandi cambiamenti. Io avrei voluto aria di successo, però quella non c'è, non ci sarà mai, mi spiace per te. Però aria di cambiamenti secondo me c'è, e ne parleremo poi. Allora, stasera cosa facciamo? In realtà all'ultimo ci siamo accorti che c'è il Future Game Show, dove annunciano un po' di roba, un po' di giochi, probabilmente qualcosa di interessante lo vediamo e quindi lo seguiremo insieme. Sì, leggiamoli alla chat, Erpugio, certo che leggiamo la chat, come sempre. Guarderemo il Future Game Show e intanto ci facciamo una chiacchiera. Quando c'è roba che non ci interessa, magari abbassiamo un po' e ci parliamo delle nostre robe. Quanto dura, lo sai? Esatto. Allora, non lo so, Ale, però io voglio fare diverso dagli altri canali. Cioè, gli altri canali poi in questi eventi, anche quando fanno cagare, non so, per espressa professionalità o finta professionalità, cioè rimangono schiavi di questi eventi, anche quando fanno cagare, cioè, capito? Non ho mai visto dei creator che a un certo punto dicono: ragazzi, fa troppo cagare, ritorniamo a chiacchierare e poi ci guardiamo dopo. Noi effettivamente siamo gli unici che lo facciamo, però è per dirlo che lo rifaremo anche adesso, cioè lo faremo anche adesso, cioè, cioè nel senso, non vogliamo essere schiavi un'ora e mezza di un evento che fa cagare. Se vediamo che è brutto e che non ci interessa, che non c'è niente, esatto, lo lasciamo, che non c'è niente, lo lasciamo sotto, e quando troppa qualcosa di interessante lo ritiriamo fuori. Esatto, magari altri canali si sentono più schiavi, ti ripeto, non so se per vogliono fare la cosa professionale o così, però anche loro, se vedono che l'evento fa cagare, dovrebbero metterlo basso, anche per monito, no? Ho detto: ragazzi, fate sti eventi, però non ci interessa. Esatto. Vediamo. Io sono fiducioso, ho voglia di giochi nuovi, ho proprio voglia di giochi nuovi. Comunque, secondo me durerà un'oretta, non durerà di più, non durerà due ore, a occhio. Anch'io che mi sto molto male, come mi vedi sto male, potrei durare anche sempre male, sei sempre male. Vabbè, facciamo un'oretta e poi ci facciamo la nostra chiacchiera in coda a tutto. Manca un minutino, io direi che posso alzare il volume. Vai. Questa bella musichetta. Da dove lo stai seguendo tu? Da YouTube. Ok. E ti dirò di più. Lo metterei anche full screen, vediamolo in grosso. Fateci sapere con al solito i volumi, tutto quanto. Ciao Music Inside, ciao Mattia, Stefano, Caprese Cake. Giù, sentiamo per mezzanotte che mi sbloccano Dragon's Dogma 2 che ho preordinato. E io credo, spero che mi arrivi domani Dragon's Dogma 2. Intanto sto ancora giocando a Final Fantasy, ma sono a 25 ore, bellissimo, ma poi ne parliamo. Anzi, mi si è rotto il display del telefono da un paio di giorni, mi sono quasi perso un evento già. Mattia, ma come Mattia... ti sei rotto? Mattia, il nostro Mattia. Il nostro Mattia. Porca troia. Oh. Mi spiace, cosa è successo? Ti è volato dalla macchina? Bella sta musichetta. Mortacci tu a Mattia, ero super in pensiero. Evidentemente non rispondeva a Raguz da due giorni. Esatto. Sì. Vediamo. Io non so niente di sto... Cioè, non ho detto anticipazioni, nulla. Non voglio sapere nulla. Voglio solo vedere della roba interessante. E comunque è un periodo interessante per fare uno showcase, perché comunque da qui a qualche mese dovrebbero uscire delle robe figa. Volume un po' più alto. Diteci se così il volume è ok, la voce va bene rispetto alla musichetta. Com'è? Ah, sicuramente Sandman fanno vedere che si è intravisto e un paio di altre robe di cui mi sfugge il titolo. Vediamo un pochetto. Hello everybody.
Benvenuti al Future Game Show. Ma da oggi è impanicato anche Vince. Eppure. Lui è la voce di Clive in Final Fantasy XVI, se non sbaglio. I think so. Sì. Penso di... Vabbè, sta bene, Mattia. A meno che non è qualcuno che l'ha rapito e adesso gli sta scrivendo esatto, il nome suo. È chiaro. Sì, no, sì, ma sì. Ho avuto dei problemi. Guardate, è tutto a posto. Ci sentiamo tra un mesetto. Sì. Ah, addirittura proiettato al cinema questo evento. Io mi sa che succedeva così nella serie TV, il tipo aveva preso il telefono della tipa uccisa e aveva ammazzato. Poi usava, sì, ho sì. Bisogno di un po' di tempo. World Premiere, World Premiere, vediamo un po'. 66. Sa una roba cyberpunk a occhio. Sì, Ragus, di solito al Future Game Show qualcosa di VR lo fanno vedere sempre. Clone Jockeys. Che cos'è sta roba qua? Tipo un eSport? Mi sembra una roba tipo e-sport futuristico in mondo verso la fine. Corsa? VR? Sprint Vector 2? Dead Sprint 66. Certo, iniziamo bene a vedere filmati CGI senza gameplay. That was your first look at Death Sprint 66, a PvP arcade racer. Un PvP arcade. Interessante però, un PvP arcade racer. Cioè, dei multiplayer non me ne frega niente, però il gioco di corsa è interessante. Sì, ma di corsa fisica, non di corse, capito? Non di macchine. Sì, di corsa, come era Sprint Vector, te lo ricordi quanto era bello? Sì, certo che non ricordo. Dei mitici Survios. Sì. Geni a fare quel gioco. Chissà se esce veramente Alien, l'Alien di... degli amici dei Survios. Ma non posso, io mi chiedo sempre perché non fanno l'infilata di trailer senza la presentazione. Per giustificare il loro stipendio. Tra l'altro green screen molto brutto. Ah, questo lo aspetto, no, molto. Questo è uno di quelli che ti dicevo che attendo. No. Sì. Zocosis. No. Sembra molto no. interessante. No. Guardalo. No. Guarda che figo che è. No. Molto figo, con sto fisheye sei un guardiano di uno zoo in cui è successo qualcosa e gli animali si sono mischiati tra di loro in modo... Te lo dico io cosa è successo, fa cagare. No, invece mi sembra molto interessante. È anche horror poi, quindi sì. Pensa a te, madonna, non è impossibile. No, l'estetica è molto figa, l'estetica è molto figa. Incredibile, sono terrificanti questi animali. Sono bellissimi. Guarda la zebra, la giraffa. Questo è chiaramente CGI questo. Vedi, guarda che bello. In VR sarebbe figo effettivamente. Ma non sarà mai in VR. Zocosi Rescue di Anima. Zoo, io l'ho però già è messo. Zoo, però devi Zucosis. Io l'ho già messo in wishlist su Steam. È molto bello, Mattia, lo sapevo che a te sarebbe piaciuto. Mattia è davvero il numero uno. Because everything is made from clay. Ben, I swear to Bahamut. Here's an exciting update on Harold Halibut.
Un update di... Ah, questo qua è quel gioco fatto in... in plastilina, tipo in stop motion, figo. Io sto per morire in live, lo dico, eh. No, no, figo, invece, figo. I like it. Beh, anche questa estetica clamorosa. No, I didn't mean like that. You just... You're not a Jimmy Judger, you know? You seem to just accept. I try. It could be worse. Slow Brass. Quando esce questo, tra l'altro? Be more. More to life? Mazza, quanti premi. Ma sì, effettivamente Ale, sulla cosa che dicevamo di tornare a fare giochi più piccoli, questo roba tipo di eventi dovrebbe perché, essere esatto, proprio perché sono tutti indie che fanno roba specifica. Meno male esistono gli indie, altrimenti avrei smesso di giocare ai videogiochi. Beh, visivamente è bellissimo, eh. Actually, I did kind of make a mistake. We all make them, Harold. Sembra un'avventura grafica abbastanza classica nel game design. Yes. I mean, yes. Però con questa estetica pazzesca. Harold Halibut, molto figo. 16 aprile, tra l'altro, tra pochissimo. Chiediamolo. Segna, segna, Michelle, segna. Inizia a segnare. Inizia a segnare, vai. With a developer diary from the team behind Flintlock, The Siege of Dawn. Dal team di Flintlock. Foglie di richiesta. Iniziamo con un behind the scene. Flintlock che cos'era? Harold Halibut. E anche quello di prima. Ecco, già di questo non me ne frega assolutamente niente. Cioè, appena vedo una roba un po' più realistica, un po' più... Cioè, veramente mi cade la palpebra. Non abbiamo più bisogno dei giochi. Oh, poi magari è bello, però... Non lo so. Cioè, il solito simil Souls-like, che palle. Sarà che sono devastato da Rise of the Ronin, che non lo voglio più vedere manco col binocolo. Ah, mica, te la sei andata a cercare però, eh. Un po' me la sono andata a cercare. Te la sei andata a cercare, Rise of the Ronin. Secondo Forspoken. A proposito di Forspoken, l'ho comprato. Ce l'avevi detto. Ah, ve l'avevo detto, eh. Non l'ho ancora iniziato, ovviamente, forse non lo inizierò mai. Ecco. Però voglio vedere, perché mi interessa vedere perché una roba ha fallito. Questo mi sembra proprio veramente una roba di cui non abbiamo assolutamente bisogno mai. Scusa, ma è single player storia dritta o open world? No, credo sia di merda. Credo sia single player open world storia dritta. Flintlock is coming to PlayStation, Xbox and PC in summer 2024. Questo arriva in estate, ma proprio non me ne frega niente. Dragon's Dogma 2 mi stuzzica, Gibjan, mi stuzzica. Ah, e no, tra il gioco di Sabaku. Vediamo. L'ennesimo Souls-like del cacchio. Vediamo. Ma italiano e col mandolino. Lo chiedo questo, no? Mi hai detto. Questo lo devo chiedere. Scusami, lo chiedo subito. Te lo giochi te.
Lo sto chiedendo subito. Vediamo, vediamo. Magari, magari questo trailer mi stuzzica. Lo chiedo per Rugge. Gli facciamo un torto così a sfregio. Poverino. Nascosto. Poverino, relegato. No? Enotria. Scammati del The Ring che ha annunciato la data lo stesso giorno dell'uscita di Enotria e loro furbamente l'hanno spostata. Che ci non hanno fatto Davide sfida Golia? No, Sabaku ha lavorato col team, con questo team qua per, non so, investe di cosa, consulente di qualcosa, consulente al gameplay, non lo so. Ok. Non mi sembra molto bello. No. Cioè, l'estetica mi fa cagare. Ha sbagliato a dare consulenza allora. Quindi responsabilità Sabaku, gioco di merda. Esatto, colpa, sempre colpa di Sabaku. Non lo so, non è... Not my cup of tea. A parte che posso dire che i Souls-like mi hanno rotto il cazzo. Beh, si può dirlo come... Non mi ricordo il momento in cui li hai proprio amati, però. Beh, con Dark Souls c'è stato un momento in cui li ho amati. E anche con Elden Ring, però basta. Ah, in italiano questa canzone un po' sarda. No, un po' tarantella, cos'è? È un più Puglia, è vero, più sì, Puglia. Sì, 21 Puglia, agosto. Quindi... Non segniamo, me ragazzi, no, l'ha detto Ale, segniamo. No, non lo voglio. Non lo voglio. Che palle queste mode, prima tutti Fortnite, ora tutti Souls-like, ma originalità e poi tutti, è... E poi tutti Giappone feudale, e poi tutti donna con arco. Grazie Davide, grazie mille per la sub. Tanto qua ormai le sub sono 8, se va bene. Ma solo una sub abbiamo fatto. Donazioni un euro al mese. Vabbè, chiudi tutto sta roba, cioè chiudi sta roba. Vergognosi, basta, vergognosi. Chiudi sta roba, una sub, bisogna fare una sub. Vergognosi. Ma cosa fa una sub? Ma cosa sta gestionale merda? Gestionale. Questo è così brutto che potrebbe essere VR. Attenzione, dichiarazione. Però la moda VR non c'è mai, esatto. Lo chiedo. Aspetta, questo lo aggiungo alla lista. The Constructors, no. Ma il seguito di Constructor? Te lo ricordi Constructor? Che cos'era? Gestionale. Constructor? Gestionale? Del fine anni 90, inizio anni 2000. Bravo Jeep Johnson, molto d'accordo. No, questo è un gioco di lavorare, potrebbe andare bene a Vito. Che vediamo, ma è live. Ale, complimenti sul tuo ultimo video YouTube, ma un giorno una discussione sulla compatibilità del critico d'oggi. Con un marketing pervasivo sulla narrativa che si descrivono molte volte opposta alla narrativa del critico. Grazie, lascia passare. Ah, qua devi proprio costruire le case, però. Non è un city builder. È un gioco di lavorare, esatto. È un, cioè un city builder, ma nello specifico delle case. Da lavorare, quindi il gioco giusto per Vito. Adesso gli mando un messaggio. Ma non credo che invece sia una roba che gli possa interessare. Gioco giusto per te. Gioco per disoccupati. The Constructors. Secondo quarto del 2024. Ah, non un gioco che attendo con grande ansia. Dust off your hard hats, because the Constructors is coming to PC in Q2 2024. Quindi lo segno. Scusate ragazzi, aspettate. The Constructor. Alessandro lo vuole coprire. Ah, un gioco 8 bit con scene live action. Con Angelina Jolie. Con Angelina Jolie. Dici? Andres Borghi è italiano, però. No, indiano sembra. Andres Borghi. Survival horror sono sempre molto interessato. Sembra un laserdisc, Ale. Un laserdisc, perché tu me... Hai la grafica così. Però con e i poi video c'era... in live. Esatto, action. Esatto. Con i di. Vedi? Argentina. Vedi? Ah, sono loro che hanno fatto Fate. L'ho iniziato ieri, Fate, tra l'altro. Ah. Molto carino. Quando vedi il boss, è un boss, guy o girl, big teeth,
I mean white eyes or black eyes. Interessante. Very thin, very tall. It's always the same. It got to be a cliché. So we have to Che strana idea. How to make things different and unique. So what you è un'idea curiosa, eh? The filming, sì. The live action segments. When you make real film, you make the whole thing. You have the beginning, the middle and the end. But here it's like you're filming small parts of the story, separated. And the thing that glues them together is the game, the gameplay. I really have to be sure of what I'm making because I'm kind of the only one that really understands what's going on in the shooting. When you're playing the game and you see everything in pixels, you don't really see her face, for example. And suddenly you see. Beh, l'idea è interessante. L'idea è originale, sì, originale e interessante. Soprattutto se è bello fluido il passaggio, cioè che non è gameplay e poi cutscene, gameplay, e poi caricamento, cioè se... se invece film, è così poi... come stiamo vedendo che corri, poi c'è un'inquadratura di del mostro che ti segue, poi ristacca subito. No, dici che è così seamless, corri e... secondo me. Potrebbe, non è male, non è male. Thank you, Cyborg Studios, for reuniting us. And for that spine-chilling glimpse of Tenebris Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, 2025. A playable demo is available right now. Ah, però è appena uscita la demo. Is currently streaming live at PAX East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not there in person, ignore what I just said. Which was... Exactly. You might even see us wandering around the halls or standing behind your back. Hiding under your chair. Playing with your hair. Longing for the unbridled thrill of human contact for the first time in years. Finally being loved. Sempre si parietti un po' cringe. This next video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the coming days. Vabbè, fammi vedere un po' cosa è successo al PAX X. Che mi manda sempre delle mail. Ti arrivano anche te le mail del PAX X? Sì, sì, ma non so perché come cazzo hanno la mia mail quando gli ho mandato la... Venite. No, non veniamo. Ma secondo te, ma cazzo veniamo? Dove siete dall'altra parte dell'universo? Sì. Sì, stanno in America, credo. Sì, esatto, cioè... Cos'è che fanno giocare sul... Kind Words, Memories Rich. Vabbè, non grandi esclusive. My Familiar. Grazie Dix per la sub. Grazie finalmente. Robert at Midnight. Il PAX era importante negli anni 90, Ale, dove c'erano davvero delle anteprime fighe. Adesso non molto. Purtroppo adesso è una Games Week più grande. Forse. Sì. Va bene. PAX East is taking place as we speak and runs until March the 24th. If you aren't there yourself, check out twitch.tv/pax to keep up to date with all the show-related news. Back to it now. Andiamo avanti. We've got a new trailer for Dustborn. You chart the divided states of America. Cos'è? Questo l'avevamo già visto, se non sbaglio. No. Mi suona familiare. Carino lo stile. Una band. Quindi un momento, Ale, confermami. Arod Halibut ho segnato, Zuciosis e Enotria, ok? No! Siamo molto simili a Hi-Fi Rush come stile. Un po' sì, tra Hi-Fi Rush e Telltale. Cos'è però? Non capisco. Un action? Un'avventura action? Action adventure? Ah, questo se la storia è figa potrebbe essere carino, eh? Può essere una roba. Non capisco, non ho ancora capito cos'è il gioco effettivamente. Ma è un action narrativo, un po' come quell'altro, non mi ricordo come si chiama, della ragazza liceale, com'era? Non mi ricordo il nome adesso. Qual era quello della ragazza liceale? O del college, la ragazza che aveva Life dei poteri. Strange. Life is Strange, scusa. Però quello non è un action, quello è un'avventura grafica.
Vabbè, già c'era un po' di azione, non come qua, dai, un po' qualcosa facevi. No, non facevi Dust nessun Born, action. 20 agosto, allora, no, non c'era action. Non c'era nessun action, va bene. Ma questo è più action, allora. Questo è più action. Xbox and PC later this year. We've got more to share about Dustborn in the official Future Games show post show. So make sure you stick around. Sam, come with me. Sì, sì, sicuramente il post show ce lo guardiamo. Yeah, you know, a safe, quiet place to be nurtured. Synonymous with butterflies. Cosa abbiamo qua? Attenzione. Silksong. No. Cosmic Horror Metroidvania potrebbe interessarmi. Questo potrebbe interessarmi. War Premiere, vediamo un po'. Già l'estetica c'è. Forse. Vediamo se è bello il personaggio. Un po' la solita brutta copia del solito coso, come si chiama? Il prequel di Silksong. Non mi ricordo. No, non mi piace tanto questo. E poi anche i Metroidvania possiamo dire Hollow Knight, sì. Possiamo dire anche basta Metroidvania. Possiamo inventarci delle cose nuove o dare un po' di spazio a generi che non facciamo mai, facciamo una volta all'anno. Figa, escono 40 Metroidvania al mese, 30 roguelike a settimana. E poi un survival horror all'anno. No, survival horror anche troppi. No, me, pochissimi. Guarda, dimmi horror, l'ultimo survival horror che è uscito. No, troppi. Pochissimi. Troppi. Ma, non grande interesse per questo. Void Bro. PC e Switch. No, non mi piace neanche lo stile, Ale, con questi sprite piatti. No, non mi così, piace neanche molto anche a me. No. Prometteva no, meglio no. All'inizio. No. I roguelike mi fanno cagare, i Metroidvania stupendi. Sì, però ne stanno facendo cioè, quando c'è una sovrappopolazione in un genere non fa mai troppo bene. Cioè, dopo un po' ti scocci. Mi fa ridere, Ale, che uno nella chat internazionale, quindi della live internazionale, ha scritto: odio che lo state paragonando a Hollow Knight. Come hai fatto tu. Vabbè, perché è chiaramente quella l'ispirazione. Sì. No, Metroid mi piace, ma mi piacciono in generale, è che ne stanno uscendo troppi. Unreal 2. Non ho giocato manco il primo. No, ragazzi, no. Release date, trailer. Open World Survival Crafting Game è proprio esattamente quello che non vedo l'ora di giocare. Beh, scusami, ci sono tutti gli ingredienti, sì. Open World. Sì, tutte le tre cose che mi fanno cagare. Survival e crafting. Beh, mi sembra una ricetta per il successo. Magari è vero, non piace a noi. Però mi sembra una grande ricetta per il successo. Perché alla fine sono generi che vanno, dai. A 8 euro c'è Talos Principle VR su Steam. Com'è? Qualcuno ci ha giocato? Prendilo, dico. No, aspetta, la versione VR però, eh. Sì, VR. Cioè, perché Talos sono due diversi. L'uno sono due diversi giochi da comprare. Quindi occhio che sia la versione VR. Sì, quella VR, dice Dix. Vabbè, quello che abbiamo appena visto, male. Cosa abbiamo qua, invece? Un'altra roba multiplayer. No, sta roba è inaccettabile. Sta roba nel 2024 è inaccettabile. Monster Hunter multiplayer... di caccia, spara tutto con le classi, facilone, piattissimo, con le classi, che schifo. PvP e PvE merdaccia, e magari anche che puoi correre sui muri. Madonna, poi quanto è brutto, quanto è legnoso.
Che schifo. E magari anche correre sui muri. Questa roba qua fallisce prima di uscire. Scusate, ma la chat cosa ne pensa? Non è che poi dopo guardo i commenti e dico tutti i sette dei criticoni, era tutto bellissimo. Cosa dite, no, ragazzi? Non credo. Occhio, non credo. Ascendant, join the close beta. Sì, sì. Subito. Subito. Oh, ma uno VR non c'è, cazzo. Arriva. Uno VR, almeno uno VR esce. Sì. Ma noi non ce ne deve fregare. Di quello VR. Non vogliamo che escano. Beh, giochi VR. Mi rendete conto che se questi fossero VR avrebbero un futuro breve ma più lungo che in flat? Può essere. Allora, secondo me sì. Effettivamente, pensa se questa fosse stata una Total VR conference, Ale. Sarebbe già meglio. Beh, dai, Harold Alibut Mobile VR. Games, mobile games. Enotria VR. World Premiere. Ma questo è mobile o... Siamo passati al mobile? Ah sì, già così un downgrade subito? No, non so, ha detto così. Mobile a un certo punto. E ha effettivamente con... l'aspetto di una cutscene di un gioco con mobile. Con la App Companion Mobile. Ti ricordi le App Companion? Sì, sì, sì. Morte subito dopo. Merda, quelle sono state uccise con una cattiveria incredibile, eh. Sì, sì, è chiaramente mobile questo. Mobile. Quindi questo lo segniamo. Com'è pay to che win. Si chiama? No. Togli tutto. Beh, pay to win è il tuo genere preferito. Sì, sì. Esatto. Grazie mille per i 5 euro. Grazie mille, Chris. Bacione, grazie, bacione Chris. Grandissimo. Grazie mille. Che bello quando qualcuno dona, questa sensazione che non provavo più da tempo. Beh, vedi. Vabbè, questo proprio, cioè, spottone. Ah, è Foundation, è un altro gioco di Foundation, dopo aver fallito con quello VR. VR. Esatto, si preparano a fallire con quello mobile. O forse no, forse è più facile che... Beh sì, forse effettivamente è più facile entrare nell'investimento, sì, sì. Occhio, sì. Loro non mi piacciono molto, Ale, te lo posso dire? No. Non mi piacciono molto loro due, no. Nelle loro gag da presentatori. From 2024, we're starting a future games show ones to watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the future game show team and represent what they believe will be the talk of the town come award season. And of course, no yearbook is complete without hyper specific awards. For example, most likely to win the hearts of the nation while being extremely handsome. Or most likely to pick up a short king and throw them over their shoulder. Basta. Dai. Andiamo avanti. Era iniziato bene. Attenzione, Hellblade. Hellblade fatto vedere al Future Game Show. Interessante. Beh, questo chiaramente grande interesse, eh? Questo grande interesse. Chissà. Secondo te sarà bello? No. No? Non ci credi? No. È che Microsoft non sta beccando molta roba ultimamente. Sarà sicuramente un bel progetto, ma forse non un bel gioco. Se ci fanno la versione VR come il primo, no, Dix, sicuro non la fanno, perché perché ormai è di Microsoft. No, tra l'altro non c'è neanche roba nuova, stiamo vedendo quale, non è mica roba nuova questa. Mm.
No, questi sono effettivamente i video che abbiamo visto tre anni fa. Sì, almeno è Unreal, quindi se volete usarvi la mod VR. Esatto. Beh, però visivamente è incredibile. Sì, detto, magari è un bel, sarà un bel prodotto da avere, il fatto che esiste, ma forse non un bel gioco, secondo me. Beh, ma a me non dispiaceva il gameplay del primo, raga. È un buon gameplay, semplice, dritto, però faceva il suo, era in funzione del racconto. Del tema, tu dici che lo devi riazzeccare, c'è il raccollo, lo devi riazzeccare, però. Sì, esatto, il problema è che diceva tutto quello che c'era da. C'era la novità lì, era tutta la cosa. Adesso c'è. Se non evolvi. È un ottimo gioco. Se migliora un po' il combat system. Guarda, non ci vuole tanto, perché se hai questa estetica qua. Anche se fai il gioco dritto da 5-6 ore come il primo, migliori un po' il combat system. E c'hai qualcosa da dire, soprattutto hai fatto una roba che io mi gioco mega 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 volentieri. Tra poco esce, tra l'altro. È a maggio. Ma secondo me è finita la conferenza, Alex, no, questa notizia. 8 anni di sviluppo per 6 ore di gioco. Beh, comunque ci vuole tempo a fare i giochi. No, no, questo è il primo di tre cose incredibili che ci dovevamo far vedere. E adesso ci fanno vedere invece tre trailerini di fila. Quindi immagino sia roba piccolina. Sky of Tides. Che è? Mazza, bello. Ma che è sta cosa? Ma da dove uscì? Da che gen è uscito sto gioco qua? Sembra un tie-in della Play 2. Malino. Ho capito qual è la media di questi tre trailer di fila. Metroidvania? Sembra proprio un Metroidvania. È proprio un Metroidvania. No, anche questo no. Non ci siamo. Male. Sì, strano, un altro Metroidvania, esatto. Adesso aspettiamo i Metroidvania roguelike e abbiamo chiuso. È anche un po' browser, vabbè, anche un po' browser. Male, quei due, vediamo questo. Vediamo, magari il terzo è quello buono. A occhio, no. No. Non mi sembra, almeno. Anche il frame rate non mi sembra convincente. Non vorrei rischiare di fondere la CPU con tutti questi decima. No, bruttino anche questo. Battle Juice. Out now in early access. Bruttini. Ah, questo invece sì. Questo invece è grande attesa. No Rest for the Wicked. No Rest for the Weekend. Bello, questo è bello, questo è bello. Gli sviluppatori di Ori. Che cambiano totalmente rotta. E fanno un action RPG con uno stile molto interessante. Moon Studios, gli amici di Ori. Working on a new project which is called No Rest for the Wicked. It's basically just my dream project, right? It's the è il dream project del director. Ricorda un po' Trine, un pochino, ricorda un po' Arcane, più che altro come stile. Trine no.
Potrai, no. Come stile, immagino che dica, non come gioco. No. A me sembra più arcane come stile. Sì, di più. Train era molto più, più colorato. Vabbè, lui dice: volevo che qualcuno facesse sto gioco, ma siccome nessuno l'ha fatto, lo sto facendo io. Quindi ci avrà delle idee, immagino. E che gioco è? Un action RPG. Mi sembra Diablo a occhio. No, beh, ci avrà delle cose. Ah, è un Diablo Soul. Ha preso tutti gli elementi dei generi che gli piacevano e l'ha messo insieme. Un Diablo Soul, quindi, Però con un combattimento, sì, ben esatto, più sviluppato di quello di esatto, Diablo. Quindi tipo un Dark Soul. In effetti FPS non se ne vedono più arance organiche, sono paradossalmente scomparsi gli FPS single player. Sì, beh, sono morti quelli, che peccato. Questo segnalo che lo voglio chiedere. L'ha già segnata. Ho scritto ma in Early Access esce, non in 1.0, 18 aprile, tra pochissimo. Vabbè, uno studio. Ho scritto Weekend, ok? No, Wicked. Non resta cos'è questo? Bello, questo mi ispira. Ah, questo è un altro di quelli che attendo molto. Uno di quelli che ti dicevo prima. Anche questo segna assolutamente. Questo concept è fighissimo. Fighissimo, guarda che no, bello. No, l'abbiamo già parlato di sta roba, una merda, no, sembra no, quella cagata che hai giocato, fa cagare, basta, è troppo fa bello. Defecare questa bellissimo, roba. Bellissimo. Okay, ma te se vedi 4 pixel a schermo e dici che bello, no, porca no, bellissimo, troia. Bellissimo. Alessandro, basta. Perché guarda, perché è dall'alto, ma poi quando spari vai in prima persona. Ma che cazzo c'entra Pacific Drive? Quello è l'intro. Il gioco è tutto ed è in isometrica. Ah, sì, peggio ancora. Ma sì, poi sì, quando spari va in prima persona, bellissimo. Isometrica, guarda, pixel. guarda che bello. Cioè, va in terza persona, che guarda merda. Che figata. Che bellissimo, merda, bellissimo. Madonna. Non vedo l'ora di giocarlo. Questo non vedo l'ora di giocarlo. Capisci un cazzo come al solito. Come si chiama? Vabbè, ma lo devo giocare io, non lo devi giocare te, brutto storico. Come si chiama per scriverlo? Non mi ricordo come si chiama, adesso lo vediamo alla fine. Holstein. Bello, Holstein, sì, Holstein, fighissimo. When it's ready, adesso ci vediamo se fanno esce. Vedere anche quello che attendo di più. Il gioco che attendo di più da qui a fine anno è un gioco indie che esce a maggio. Vediamo se lo fanno vedere qua il Future Game Show. E se qualcuno lo indovina. Questo è bello, No. Non mi Vanquish. Non mi sembra. Se gli piacesse. Malissimo. È uguale no, a Vanquish. No, malissimo. Ma non è vero, ma dove lo... Scusami, Vanquish scusami, aspetta, no, l'altro. Porca troia, quello di EA. Porca puttana. Anthem. Ma fatto con 5 euro. E già era andato bene Anthem. Merda, Anthem. Mi sembra una buona idea rifarlo con un millesimo del budget. Anche Anthem si è sbagliato i tempi, ha sbagliato i modi. Se no poteva essere tutto. Un Helldiver, sale. No. Sì, no. Dai, poteva essere un Helldiver. Malissimo la questo. Evi 2. Segniamo subito. Antico. No, Evi no, 2. No. Fai sparire. Evi 2. Fai sparire. Esce il... Fai sparire! Ante si è fottuto con Apex lanciato nello stesso periodo anche. Ma no, ma anche perché sembrava un'altra cosa Anthem, poi... Cos'è non questo? Non c'aveva la struttura. Cos'è questo? Ah, è Dragon's Dogma. Ma esce tra 2 ore e mezza.
Si esce stanotte, credo, a luna. Sono 2 ore e mezza. A te non interessa proprio, non te ne frega un cazzo? No, Ale, no. Zero? No, no, zero di zero. Se fosse action e zero soul, forse. Beh, ma forse non è soul, non c'entra niente con soul. Ho visto, sentito Walo che ne parlava. Ah sì, parlava di un simil souls-like. Sì. Che palle. Sì. Vabbè, a me ispira. Non, sì. Ispira. Ne parliamo appena ci gioco. By the flames. That was the launch trailer for Dragon's Dogma 2, which is out tomorrow, March 22nd on PC, PlayStation and Xbox. Dicono che giri malissimo su PC, voglio proprio vedere su una 4. Che giri malissimo. Beh, anche su Play, però mi sa che va a 30. 30 fisso, ah, no, su tutte 30 le console. 30 fisso su tutte le console, sì. Su tutte le console. Su PC non lo so. Spero che con la 4090 riuscirò a farlo girare a 60 frame. In 1080 magari. In 720. No, dobbiamo vederci un... Sto malissimo, minchia, chiudi sta roba, basta, finisci. Dobbiamo guardare un gente che suona. Home to home. Country home. Michael Kirby World. Ma cos'è questo? Cos'è sto gioco qua? Non lo so. Su PC va a 60 fps con un PC di fascia media. Perché dicevano girasse malissimo? Che mi sembra strano perché credo sia re-engine. Intanto abbasso qua che ha rotto il cazzo. Allora, su console so che era allocato a 30. Sì, che su console comunque... sono sicuro. E dicono anche su Steam Deck non gira, però gira a 10 fps. Quindi vabbè, immagino che... Beh, però su Steam Deck gira tutto. Gira tutto, qualsiasi gioco, anche quelli nuovi. Almeno a 30 riesce a farli andare un po' tutti. Sì. È il re engine, però per magari morto, per gli spazi così sei, aperti. Ti è morta la camera. A me? Sì. Merda grave, Ale, se mi si è rotta la fotocamera. Sì, cos'è successo? Cioè, subito il re la barra. Engine, il re engine di solito, cazzo, è mega scalabile, mega figo, mega... Cioè, si adatta veramente a tutto, per quello mi sembrava strano questa... RTX 2080 promettono il 4K, Beyond 3080 non dovrebbe avere problemi su console, 30 fps da evitare. Ciao raga, ma cos'è sta roba, la conferenza dei giochi di merda? No, Roby, invece un po' di roba bella l'hanno fatta vedere. Anche un po' di roba tra cioè, anche delle cose tra cui quelle che attendo di più, no. E troverete la recensione su, sì. Non si sa come, canale di Ale e Michel. Esatto. Su canale di Ale e Michel. 30-35 fps su Legion Go, Quindi Harold Halibut, Zuchosis, No Rest for the Wicked. Non è un Souls, ma un fanservice. Peccato, vogliono risarcire il primo dogma che da criminale è passato inosservato. Ma questo riconoscimento dei faticosi faranno danno alla sega. Non lo sto capendo, lascia passare. Non... Riscrivi in modo più semplice, per favore. Sto facendo molta fatica, sono molto stanco, perdonami. Vabbè, adesso ci stanno suonando, quindi ve la evito, rientro quando vedo qualcosa di interessante. Però sì, quei due giochi là sono belli, ma ancora non hanno fatto vedere il mio più atteso dell'anno. Il mio più atteso dell'anno, che è... Credo che... Bellissimo. Beh, sì che l'hanno fatto vedere, scusa. No, cos'è? Enotria. Enotria, è vero, Enotria. Enotria è il secondo più atteso dell'anno. C'è uno ancora più atteso. Scusami. VR, chi lo sa, Gabbisi, sì, perdonami. Magari ce la fanno vedere, tra un po' ci fanno vedere qualcosa di brr. Sto malissimo, basta. Vado a prendere un'altra aspirina adesso. No, ma che aspirina, devi sopravvivere con le tue uniche forze. Non la faccio più. Le tue uniche forze. Nessuno le indovina. Dai, mi conoscete, raga. Però non conoscete i giochi indie che escono. Però magari qualcuno sì. Sparate. Secondo voi, qual è il gioco che attendo di più da qui a mesi?
Siamo tornati. Ha un tier il gioco. Che non sembra male, eh? 23 maggio. No, non è Death Stranding. Outlaws. Sandland è questo. Ah, un abbraccio a Akira Toriyama che ci ha abbandonato. Peggy 12. Giovanissimo. Cioè, povero giovanissimo no, no, però giovane. Troppo giovane. Sì. Vista la anche media se dei questo giapponesi. Gioco non mi ispira particolarmente. No, no. Però vediamo. Per la media dei creativi giapponesi che sono stati, cioè, sono in vita molto più a lungo del suo. Molto longevi. Sì, lui ci ha abbandonato un po' presto. Mazza, tecnicamente è bello vecchio. Però è vero che sembra che siano tornati indietro, tecnicamente. The Forestland Army. The Forestland Army is really something else. Starting off as the underdogs? Perché non mi piace molto le parti semirealistiche? Le parti. Io non capisco dove... che gioco è invece questo. No, dove essere shading, dove essere shading puro è molto carino. Sì. Le parti mischiate a cose poligonali 3D reali fanno cagare. Mm. Vedi, tipo il carro armato che sembra più reale è brutto. Ma sembra un'avventura, cioè un action. Un'avventura però sempre in groppa. Narrativa. In groppa a un tank. Potrebbe essere carino. Mamma mia, qualche frame problema col frame. Armored Core, ma... No, non spero proprio di no. Ma anime. Sandland che esce a brevissimo. Chi l'ha scritto? Non si sa chi l'ha scritto, chi l'ha inventato questo. Beh, Sandland credo sia un manga di base di Akira. Ah, era già un manga, quindi sì, non credo è... Sì. Sono abbastanza... Ah, mai sentito però, scusami Ale, io ho mai sentito Sandland come manga. Non credo. C'è una V, credono anche. Ah, Non lo so, Margo. Space Prison. Complex by crafting contraband, brawling inmates and raising an army of mutant rodents. Vediamo un po'. No. No. Già un no? Non lo so. No, mi lascio il questo tipo di giochi, dai, sono troppo. Craft your escape. Survival a turni. Col crafting e magari roguelite. Che è successo? Mi si è bloccato tutto. Anche a me. Ah no, adesso è tornato. Ma vedete, raga, o si è bloccato? No. Io su Streamlabs vedo tutto bloccato. You better be, because Space Prison is coming to peace. Si vede? Cazzo, io vedo tutto bloccato. Perché? Game show wants to watch yearbook. Vabbè, l'importante è che vedete voi. Ah, si vede, ma Shodan no. Michelle è morto. Ti è morta la camera. Ah, Outlaws. Vediamo un po' Outlaws. Questo qua di Ubisoft. Star Wars fatto da Ubisoft. L'unica roba degna che ho visto da parte di Ubisoft negli ultimi tempi, oltre a Prince of Persia. Outlaws is a third person scoundrel simulator from Open World Maestro's Massive Entertainment, known for spearheading Tom Clancy's The Division and last year's Avatar Frontiers of Pandora. Ah, è lo studio di Avatar Frontiers e The Division. Eccomi, che cos'è? Outlaws? Outlaws, sì.
Vediamo, questo potrebbe essere carino, eh. Ti ho detto quello che attendo di più. Da quello che avevo visto, Sì, da quello che si è visto sembra un buon, cioè potrebbe essere un buon gioco di Star Wars, miracolosamente. Io ho Streamlabs tutto bloccato, non vedo cosa stiamo facendo vedere, niente. No, io ho la live sotto, sta andando. Vabbè, l'importante è che vada, mi dirà. No, il personaggio mi sembra anche molto figo. Il personaggio principale mi sembra anche molto sì, ci sta, ci sta. No, anche uno stile inaspettatamente personale per essere una roba Ubisoft, che di solito è molto generica anche dal punto di vista tecnico. Cosa chiudono secondo te? Silent Hill 2? Ah sì? No, non lo so. Così alto? Cazzo, sono comunque tre giochi grossi. Cioè, Hellblade, questo qua. Il terzo deve essere una roba ancora più grossa. Dopo aver provato Assassin's Creed Valhalla, ho perso un po' di fiducia in Ubisoft. Madonna, che monnezza Valhalla di X. Inguardabile. Inguardabile. Questo invece sembra bello, dai, questo lo attendo, sono curioso. Si sapeva già l'uscita? No. Vediamo se l'annunciano. No. Oh sì. No, non si sa la data ancora. No, Valhalla il peggio del peggio, Henry. Valhalla il peggior Assassin's Creed di sé, proprio tutto sbagliato, tutto rotto. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? There we go. Blockbuster Inc. Cosa abbia là dietro? Molto peggio, almeno Odyssey sono riuscito a finirlo. Sì, sì. Ma cos'è sta scenetta da 4 soldi? Oh, Avatar non l'ho giocato, Luca. Attenzione, questo è The Room. Ma in che senso? Non so capire. Ah, ma dai. Carino, ma questo c'era un gioco. C'era un gioco simile che a cui ho giocato un bel po', non mi ricordo il nome, che facevi i film. Era un gestionale. Sì. E cos'è il seguito forse questo? No, dici? Ma mi sembra uguale. Uno stile molto diverso. No, uno stile molto diverso mi sembrava. Sì. No, The Disaster Artist, Joe, è il film che racconta di quel film là che è The Room. Beh, potrebbe essere carino. Effettivamente un gestionale nel mondo del cinema non si vede da un bel po'. Potrebbe divertire. The Movies era il gioco. Può essere, Joe. Può essere. Blockbuster Inc. Blockbuster Inc. Interessante. 6 giugno. 6 giugno. 0-0-0-0. Invece... Chia. Ma c'è uscito o non è uscito? Non me ne sono accorto. Se è uscito. È uscito? Che è uscito? È uscito. Questo ma qualcuno l'ha giocato? No? Assolutamente no. Questo è un update, mi sa. DLC? 8 nuove robe. Ci ho girato un lungometraggio di Buffy quando ero innamorato di lei, dice Giovanni Timpa. Perché quando eri innamorato di... Non sei più innamorato di Sarah basta. Michelle, esatto. Gellar? Buffy, straordinario, ricordiamolo. Grande serie. Sì, grande serie. Da cui tu ti ispiri a Spike, no? La tua vita gira attorno a essere Spike. Sei lo Spike di Bresso. Sei lo Spike di Bresso. E Clarissa è Buffy. Del nord di Milano. Sei lo Spike di Bresso. Esatto. Non so, non mi sembra malissimo, Cia, però non ho nessuna voglia di provarlo, non so perché. No. Non so perché. No.
È strano che lo aggiornino, perché io ti giuro che non ho sentito nessuno parlare di CIA. Te hai sentito qualcuno parlare di CIA? No. Allora, sul canale nostro di Viare Italia no. No, anche in, cioè, in giro. Da Walone, Walone ha parlato di CIA. No, ma figurati se... Walone ha parlato di CIA. Round 2 ha parlato di CIA? Non lo so, fanno 100.000 live al giorno, può essere. CIA bellissimo in VR, dice Luciso di Sei. Grazie Tomomi. Grazie Tomomi. Grazie per la sub. Cos'è questa roba qua? Io sto malissimo, deve finire sta roba, dai cazzo. Light Fox Games. Brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of society have been based on democracy, debate and compromise through peaceful deliberation. No, no, no. No. More than a punch to the face. No. No. Cos'è un battle royale sì, tipo, in miniatura? Come cazzo si chiama? Tipo Party Animals. Non mi ricordo come si chiama. Fall Guys, tipo Fall Guys? No, credo Fall più Guys, tipo Party Animals, cioè proprio... Non Fall, guarda. Sì, combattimenti, cioè combattimenti, devi far cadere la gente giù, ma con molti più personaggi. Bruttino a occhio. Ma secondo te chi lavora per 4 anni a Rumble Club? Ecco, cioè, è quello che voleva fare nella vita. Magari vorrebbe fare i soldi di Fall Guys. I soldi ci sta, però vorrebbe fare veramente questo gioco qua? No. No, secondo me non vorrebbe fare davvero questo gioco qua, ma devono pagare le bollette. No, perché ed è legittimo. Tu volevi davvero coprire Paintown Red? No. No. Vedi? Però l'hai coperto. E però comunque non ci pago le bollette. Quindi sei anche stronzo, cioè, oltre che capito. Coglione. Sì, esatto, proprio male male. Questo cos'è? Sei coglione due volte, quindi. Esatto, ma anche tre. Leonardo Interactive. Small Things Studio. Vediamo, che cos'è? Simon's Quest. Simon's Quest. Ascoltale, se io prendo una tachipirina 1000 dopo l'aspirina, va bene? Subito dopo l'aspirina, ma va bene? Io aspetterei un po'. Io aspetterei un po'. E Simon's Quest? Simon the Sorcerer? Sì, Simon's Quest, sì. Simon's Sorcerer Remake? Credo di sì. Tutto disegnato a mano. Beh, qua i boomer in chat, fai vedere cosa scrivono. Nostalgia. Bellissimo. Featuring gioco della Rick mia... Astley. Gioco... Bellissimo, gioco oh, della vita. Simon, mio padre. Certo. Simon the Sorcerer. Simon, mio padre. Origins. Bello, bello, carino, carino. Ci ridere. Sta, ci sta. Simon the Sorcerer Origins. Linux, attenzione. Ma te sei avanti rispetto a me? Non credo. Appena detto wishlist. You know you love a good teaser. Dimmi cosa vedi. Adesso vedo loro davanti a un pinguino là dietro nello schermo. Sì, anch'io però. Next World Premiere. Incredible. For nature. Ti dico quando cambia inquadratura. Adesso lui si è girato verso la camera. No, quelle sono troppo veloci per capire. World Premiere lo vedo adesso. No, no, metti in pausa, metti in pausa. Ok. Ora World Premiere vedo. Ok. Vabbè, 2 secondi. Vediamo. No, posso dire no? No, 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 invece no. Invece può essere. No, non può essere mai questa roba. Può essere. Può essere. Michelle avanti di 20 anni, non di 10 secondi. Project Mango, working title. Voilà. Nessuno ha risposto per la per questo la tachipirina, raga, VR, quindi è un sì. Per me è un sì, eh. Nessuno Project mi ha detto di no per la tachipirina, per me è un sì, eh. Vado. La prendo, eh. YouTube Animation Maestros Kurzgesagt in a nutshell. It's coming to Steam in 2025. Non ho capito che cos'è, però va bene, andiamo.
Oh, FPS. FPS è Tower Defense. Attenzione. Finalmente un FPS. Sulla falsa riga di Helldivers. Guarda. Ma è la... Io non voglio però questo, aspetta, rampino. Aspetta adesso che corre sui muri. Aspetta che corre sui muri tra un po'. Full. Attenzione, anche si costruisce quindi. E poi ci vai in prima persona. Può essere una roba, roba. Però non mi interessa. No, non per me. Però può essere effettivamente una roba. No. Potrebbe essere molto soddisfacente. Un po' di giochi nel passato dove costruivi le truppe e poi entravi dentro le truppe. Peccato che è multiplayer. Erano le sentinelle di Matrix. Sì, sembrano un po' le sentinelle di Matrix, effettivamente. Però se giochi dentro troppa roba non mi convinco mai tantissimo. Può essere carino però questo, effettivamente. Non è male. Outpost Infinity Siege. 26 marzo, tra pochissimo, tra una settimana. Basta, cazzo, sono le 10. Quando finisce, porco Giuda? Ma vediamo. Beh, sta piacendo. Ma sto vedendo cose interessanti. Questo cos'è? Bel gioco deprimente. Questo fa piangere. Guarda il cane. Tutti disperati, tutti che piangono. Sì. Questo è... Non mi sembra molto bello, occhio, però... Cane che toglie la tristezza dalla gente. Guarda, sì. Che porta i colori. Che porta i colori nel mondo sbiadito. E poi si scopre anche che purtroppo il cane ha un tumore. Muore verso la fine. Quindi sì, lacrimoni. Può essere. Mi sono distratto mezz'oretta, hanno fatto vedere qualcosa in VR? No, Raguz. No, cioè, totalmente. E se lo fa vedere, spengo. Michelle è ancora saltata la cam. No, Ale, io sono preoccupato, Perché si sta spegnendo? Si surriscalda? No, non è mai successo che... Farewell Noward. Cosa può essere? 15 agosto. No, non mi interessa assolutamente. Però c'è un pubblico anche per questo. Forse la Dummy Battery sembra ormai un po' uninspired. Praying to the gods for help as you take on hordes of Draugr in PvE combat. No. My name is Mark Jacobs. I am the CEO/chief creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on three things: Final Stone Ragnarok. Non mi sembra una roba interessante. Final Stand Ragnarok, Madonna. Madonna. Malissimissimo. Ma da dove è uscita sta roba qua? Il loro engine può fare cose che nessun altro può fare. Se ti può cagare. Uscito letteralmente da 20 anni fa sto engine. My name is Michelle Davies. I'm art director at Unchained Entertainment. Currently working. Ci sei, Michelle? Sei vivo? The really cool part about it and where its core is, it sono rimasto da solo. Me
Io non vedo niente, raga. Mi dovete dire via chat se, se Michelle è vivo, morto. C'è qualcosa. Non ho feedback video di quello che stai guardando. Si è visto per un attimo. Come al solito, nel tentativo di risolvere le cose, rompe altre cose. Quanto è brutto, raga, questo. Madonna, che monnezza. Sembra World of Warcraft stagione 1. Ora va. Però ci ho messo una batteria. Ci ho messo una batteria vera, allora è quella. La, è morta la dammi batti. Vediamo se ti si spegne ancora tra 10 minuti è la camera, se non si dopo spegne 4 fino anni. Alla fine. Ah, oh, però cioè smetto di fare video, Ale, se mi sei andata via questa camera da 1000 euro, basta. Beh, puoi vendere il Pimax e ricomprarti la camera. Guarda quanto è brutto questo gioco. No, come? Guarda quanto è brutto questo gioco. E il tipo ha detto: il nostro engine può fare cose che nessun altro engine può fare. Può essere, magari con accezione negativa. Esatto. Cioè, veramente. Ma poverini, guarda, c'è gente che si sta dando la vita. Cioè, sono come chiaramente se loro due, che... poveracci. È come se qualcuno mi state e dicesse: cioè, quel canale che c'hai, cioè, ma perché cazzo lo stai ancora facendo? Che poi è vero. Cioè, che poi me l'hanno detto, cioè. Che però è vero. Ovviamente. Non lo so. È molto brutto però, cazzo, Ale. Porca troia, cioè, particolarmente brutto. È molto, molto brutto. E tra l'altro sono su sto gioco da 5 minuti. Ma è mobile? No, è Steam. Final Stand Ragnarok. C'è anche un nome bruttissimo. È Steam Deck, magari. È Steam Deck. Ma non credo. We cover a series of awesome games that will be available to play right after the show. Un bel montaggio di roba che esce subito dopo lo show. Vediamo ma se c'è Star GP? Vediamo Star se GP in questo montaggio c'è roba interessante. Vediamo. Allora. Vabbè, però sono troppo veloci, scusa. Eh no, di Star GP questo è bello, Ale. Questo è bello? Sì. Star GP. È un virtua racing. Sembra carino. Lo copri? Se lo danno, sì. Chiedilo. Realm of Think. No, ma è già uscito, secondo me. No, esce alla fine dello show. Escono tutti alla fine dello show. Quindi me lo dovrebbe mandare... Adesso. Tipo adesso. Esatto. Follow the meaning. Caruccio. Questo lo voglio giocare, ecco. Ah, cazzo, vedi, però esce adesso. Stile carino. Esce adesso, peccato. Ma magari arriva adesso, no? Guarda la mail. Sì. Da chi? Aspetta, ma questi sembravano carini. Che cazzo, vediamo un secondo e basta. Sembravano carini questi, cazzo. Sì, i più belli li lasciano per... Il tipo lì che saltava... In che senso sono for free? Ah no, forse al PAX. Attenzione, ci sono dei codici. Ma di GoGo Town, Alessandro, vaffanculo. Cioè. Però se c'è il codice di qualcosa che non è GoGo Town, lo riscatto subito. Ma va a cagare. Subito. No, è di GoGo Town. No, ma tanto sono anche indietro di 20 secondi. È terrificante. Cioè, diventa basta. No, GoGo Town non lo voglio. GoGo Town non lo voglio. Un altro survival game building di sto cazzo. Crafting. Sì. Allora, intanto installo il mio Star GP. Ma l'hai visto se c'è? Sono andato in un negozio a vedere se c'è. Sì, il mio Star GP 30 euro. Secondo me rimane dov'è. Mazza, chiedilo. Sì, adesso lo chiedo. Ma è uscito? Cioè, la data di uscita è oggi? Sì, è comprabile. No, vedi, è uscito il 7 marzo. Ti ho detto che era già uscito. Pure. Perché cazzo ce l'hanno fatto vedere? No, basta, allora lo chiedo. Lo chiedi o non lo chiedi? 7 marzo, casa copro. Tra un gioco che è uscito 2 settimane fa. Vabbè, però se è una roba che ti interessa, secondo me ci sta. Certo che mi interessa, adesso la chiedo. Allora, new sviluppatore, New Star Games.
Terra Tech Words, zero interesse, meno 100, meno 100 interesse per Terra Tech Words. Bella roba. Attenzione, rhythm shooter, questo mi può interessare, questo può interessarmi, questo può interessarmi. Attenzione. Può essere una roba, eh? Può essere una roba. Ma diventa pixelato perché a volte non capisco? Quando colpisci i nemici. Lo stile non capisco se mi piace o no. Robo Beat Shoot to the Rhythm. Ah, the rhythm. Demo available Robo now. Robo Beat. Ma. Robo Beat. Steam and Epic Game Store on May 16th. Ah, Robo Beat Shoot the Rhythm. Shoot the rhythm. The rhythm. Dive in after the show. Now, if you fancy yourself something of a contemporary Sherlock. This next game's for you. No, questo no. Analyzing evidence. No, proprio. No. Questo grande no. Grande interesse. Questo find no. Some floppy disk. No. Questo no. Oh, non c'è un gioco VR, Dio Bonino del Bonino. Meglio. La VR è morta, Michel. Dovresti saperlo molto bene. Kale sta facendo il cane. Cosa? Sta facendo muro, Ale, sta facendo no, muro no, contro io la basta, VR. Basta. Un movimento contro basta. La VR. Adesso creo anti-VR Italia. Esatto. The Operator, wishlist now. The truth is out there. To know where to look. The Operator is coming to PC in May 2024. Okay, it's time to jump into our ones to watch yearbook for the last time in the Spring Showcase. Oh, l'ultimo gioco grosso. Che cos'è? Questo è il Sinking City 2, Infestations of otherworldly horrors that slowly seek to destroy you and everything you hold dear and the North Sea. Che cos'è? The Sinking City 2, secondo me. No, Still Waves the Deep. Che cos'è? Allocca un'infobia. Vediamo. Oh, un survival horror? No, però VR. Però paura con l'acqua. Non credo, VR. Ah. Ok. Beh, sviluppatori bravi. Potrebbe essere un buon gioco, però non è un survival horror del genere. La solita roba un po' all'amnesia, la Outlast. Qualche puzzle. Bello però, lo stile è carino, mi piace. Cioè, il setup ambientale è interessante. E non è una roba che vediamo tutti i giorni. Vediamo sto trailer. Lo giocherai? Ma secondo te? Ah, poi c'è aggiornamenti poi per gli horror, Ale. Sì. Grazie Sputnik. Grazie mille della sub. Just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home, the girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you.
wait forever. Ma sai che questo me lo gioco volentieri, segna pure questo. 18 giugno. Come si chiama? Into the Deep? Into... No, Still Wakes the Deep. No, 18 giugno però sono in Giappone, quindi mi sa che non posso giocarlo. Beh, sei in Giappone tu in quei giorni, certo che lo puoi giocare. Come cazzo lo gioco? In hotel. Su Steam Deck. Lasci Clarissa nei templi e tu rimani in albergo a recensire sto gioco. Ci sta. NC, un'altra roba. No, basta. Se vedo un altro multiplayer, spengo. Multiplayer, battle royale, crafting base. Quando è che muore il videogioco multiplayer? Io farò una festa. Il giorno in cui muore il fottuto mercato del multiplayer, farò una festa. Allora, è morto il battle royale. Ma devi morire il multiplayer, rotto il... Basta. Che cazzo giocate a fare? Cosa avete 2 anni che giocate insieme come i bambini? I giochi da soli si giocano. Da soli si giocano i videogiochi, non insieme. Ah, tra l'altro Brawler, Battle Royale, Brawler multiplayer. Che palle. E anche due l'uno contro uno. Sembra bellino però, aspetta. Sembra brutto. Battle Crush, Battle Crush. And the second beta test begins today, March 21st, on Steam, Android and iOS. Gioca da solo chi è solo dentro. Va bene. World Premiere, cos'è? VR? Questo sembra VR. No. Sembra Jurassic World, affermat. No. Raw Fury, bravi. Raw Fury, bravi. Che cos'è? What is this? Open only in the event of my death. Brutto però il personaggio. Non capisco qual è il concept. Scegli la stanza. Blueprints. Il principe blu. La stanza 46 ti aspetta. Wishlist now. That was your first look at Blueprints, a strategic adventure game where you create the world you explore. It's coming soon to PC. Crei il mondo che esplori, interessante. Unreal Engine 5 Survivor. Vediamo almeno la Unreal Engine in azione. È in prima o in te? No, in terza. An action survivors like. Eccolo qua il mix tra il survivor e il souls like. È tuo. O il roguelike. Mazza che brutto che sembra. Brutinos veros. Però si gioca da solo almeno, certo, che comunque è un pro. Quando manca il multiplayer io do 2 punti in più al gioco. Hordes of Hunger. Wishlists at the ready because Hordes of Hunger is coming to PC in 2024. Non vedi allora. Connecting blocks and controlling bots to climb the corporate ladder. Piccolo puzzle game. Un piccolo puzzle games, anche questo non mi sembra una roba. Praticamente Unleash the power of. Datemi il tempo almeno. No, ma arriva Luca, arriva uno VR, almeno uno VR arriva. Allora,
al Future Game Show hanno sempre annunciato qualcosa di VR. Se non annunciano niente, è la, l'ultima dimostrazione che la VR è defunta. Cioè, se neanche a un evento così annunciano qualcosa di VR, vuol dire che è finita. È finita. È finita. Io lo sapevo già, però così vi rendete conto anche voi. Ma quali milioni di queste? Quali milioni? Altra premiere. World Premiere. Peggy 18, una roba pazzerella, un po'. Non si presenta benissimo, però. Build an Abyssal City. Gestionale. Lead a Dark Cult. Ah, interessante. Quindi un gestionale. Però sottomarino. Dove sei cattivo. No, non è sottomarino. Negli abissi, come no, certo. No, gli abissi del male, metaforico. Del mare, è sotto acqua. Mare, non è sott'acqua. Era sott'acqua. Tu è sei sott'acqua. Ma su, è tutto sott'acqua. Una città, è una città sopra l'acqua. Sì, una città sott'acqua. Va bene. La PCVR è morta con Half-Life Alyx. Nata è morta. No, nata non è vero, è morta con Half-Life Alyx, è vero. Worshipper of Cthulhu. Ah, Cthulhu. Cthulhu. Sim City in Hell. Hell. Bella, bella come cosa. Grazie ragazzi, comunque che siete tanti, pensavo molti di meno. Grazie che siete a farci compagnia. Una questo che cos'è? Fortissimo. Cos'è? Cos'è? Hai detto? Questo è uno stile che potrebbe piacere, eh? Ecco la merda che ti piace subito. No, invece quello... Questa prima inquadratura buona, degna. No, scherzavo. No, non molto. Sempre un po' una cutulata. Un'incutulata? Una cutulata. Un po' long. This October. Wishlist now. Questo ottobre wishlistalo adesso. The Heirloom. The Heirloom. Lo segno? No. Ah, okay. Attenzione. A cinematic brawler. Spine. Vediamo. No, mi sembra marcissimo, altro che cinematic. Questa roba però è veramente impresentabile nel 2024. Madonna, quanto è brutto. Quanto è bruttino. Quanto è bruttino. E quindi dici che non fanno vedere il mio gioco più atteso dell'anno? Dimmelo tu. Mi sembra proprio un evento. Dai, ne ho fatti vedere 2 su 3. Spine will be spin kicking its way onto PC, PlayStation and Xbox in 2025. Così uscirà ancora più vecchio. Indica. Vediamo. Una mela. Dove se sei una suora in questo gioco. A
Adamo ed Eva. Il demonio, il maligno. Il frutto proibito. All to pray. God, please. Non sto capendo. How did I go against you? Mi intriga questo. Addirittura? Mi intriga. Is this a part of your plan? How it's supposed to be. La suora. He will be all right. Mi intriga. Per me è un'inculata. Potrebbe essere, però potrebbe anche essere interessante. Mamma mia, sei una grande inculata. You can see I'm trying. Beh, c'ha un gusto da fare. C'ha un bel gusto, eh. Grande walking simulator, secondo me. But he's always behind my shoulder. Indica 8 maggio, segnatelo. Segnatelo. Alessandro, cazzo. Indica, me lo voglio proprio. Se tu recensisci questa roba qua e non fa più di 100 view, ti ammazzo. Indica. Ma che è sto bordello? Ma come sei zitto demente? Che cazzo stai urlando? No, c'è casino. Ultimo la corda? Ah, sì. Questo è l'ultimo trailer? Ale sente le voci. Ma voi non sentite? Clarissa no. Che urla come un pollo! No, non lo sentivamo. Infatti non capivo che cazzo. World Premiere. Vediamo quest'ultimo grande trailer. Ah, Tales of Iron 2. Tales of Iron 2, interessante. Non ho giocato ancora il primo, ma tutti mi dicono che è molto bello. Con quelli di Castle Crasher? No. Sì, sentiamo da 2 ore che rompe le scatole, Clarissa. Ma non è vero, non è vero. Lo devo recuperare il primo, mannaggina. Ma quindi che gioco è? È un... credo un action adventure 2D. A scorrimento orizzontale. Se non sbaglio. Vabbè, annuncio carino questo, dai. C'ha un buon seguito il primo gioco. Whiskers of Winter. Questo non si sa però quando esce. That was your first peek at Tales of Iron 2. Cos'è che non vedo? Una donazione? Grazie mille Expo 1900. Grazie mille Xpio.
sogno di vederli. Grazie, come carissimo. I veri sti a Pechino Express, con Michelle che si lamenta perché ha camminato tutto il giorno. Potremmo andare a Pechino Express, effettivamente. Non sarebbe male. Se ci chiamassero, sì, alla fine ho visto anche degli altri inguardabili che ci vanno in quel programma. Ah, c'è l'ultimo trailer, vediamo, l'ultimo sorpresone. Basta. Alpha e Falix 2. Basta, certo. Dopo una live così ci sta. Beh, quell'immagine là è un po' Source Engine, eh? Non è un po' Source Engine quell'immagine là? No. Cos'è? Unreal Engine 5? Alan Wake. Scusami, è Indiana Jones. Scusami, Indiana Jones. Non è Indiana Jones. A me sembra un po' il Source. Poi no, ma che War Premiere. Ma che... Il Souls, magari. Souls. Black Mill. Head up. Attenzione. Finalmente un FPS horror. Attention, please. Il survival horror che stavo aspettando? Bello, mi piace. Però scusami, sembra davvero il Source, scusami. Sembra Ale, il Source, è molto ma il Source. Ma come l'hanno copiato? Ma che ha copiato il Source? Non ho capito. Source. Bello, mi piace. Me gusta la mangusta. Una torta? Grazie, amore. Saluta i tuoi amici. È il tuo compleanno? No, è sempre il mio compleanno. Bello. Non mi piace cazzo questa torta. Cazzo, segue Pechino. Ogni giorno è il mio compleanno. È di Viena. Non mi piace. Mangia il bordo. No, non mi piace. Andiamo. Portala a me, Clarissa. Amore. Sembra buona. Portala a me. Industria, bello. Ma che industria, bello. Industria 2. Qual è il primo? C'era un 1. C'era un'industria 1. Unreal Engine VR subito. VR confirmed. So make sure it's on your wish list. And no more funny business. That really was our final trailer for the show. Basta, era l'ultimo. Ma che cazzo è Industria 1? Vabbè, basta. Per carità di Dio, basta. Mi dite se vedete le due facce. Ho tolto il full screen. Perché ripeto, sì, perché? Che ancora non riesco. Io non vedo. Sì, adesso funziona. Vediamo. Mi le sono giocato facce. Industria 1 proprio ieri in VR. Ma che cazzo è Industria? Perché non l'ho mai sentito? Ma DJ Solid Snakes, ma porca due. Ma vedete che hai giocato tutto in VR tu? Ma che cazzo. Che vita hai? Industria. Ma è incredibile se li gioca tutti. Fai vedere Industria 1. No, guardiamo subito. Ma collabora subito con VR Italia, scusa. Hai giocato subito il trailer di Industria. Roba. Che cos'è? Che cos'è? Industria. Dici qualcosa in più di Solid Snake. Non sembra malaccio. Wolfenstein. Industria 1 sembra un Wolfenstein. Ma è figo anche questo. Anche l'1. Grazie, amore mio. Come sei cara. Un po' Atomic Heart addirittura. Non sembra male. Raga, avete un raduno in programma? No. A giugno con l'arrivo di Marco Mazzei. Ma a giugno io non ci sono. Bisogna che tu ci sei quando... Io non ci sono tutto giugno. Sono a Tokyo. Marco Mazzei ha detto che può venire solo a giugno. E che cazzo? Mettetevi d'accordo voi due, allora. Che cazzo ne so. Ma sai che sembra interessante sto Industria? Lo consigli? Lo sto guardando Industria, infatti. Però è uscito a settembre 21 e nessuno ne ha mai parlato. Non ho mai letteralmente sentito sto gioco. Però è un po' Atomic Heart, un po' Wolfenstein, te lo dico. Non dura molto, in VR troppo bello. In VR molto troppo bello, addirittura molto bello, troppo bello. Bello. Allora, aggiungi la lista dei desideri. E aggiungiamo alla lista... Però segnalacele queste robe in privato. Allora, se le giocate sono addirittura troppo belle.
Ed up. No, questo devo dire che mi mancava. Volete sapere qual è il gioco che aspetto di più? Che non hanno fatto Vai, vedere. vediamolo. È questo qua. No, ha le camera off ancora. No, 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 porca troia. malissimo, malissimo. No, Ale. Malissimo. No, Ale, Questo cioè gioco io qua, finisco. qualcuno ha idea di cosa sia? Qualcuno l'ha già No, visto? per fortuna no. Bellissimo, bellissimo. Un survival horror vecchia scuola con questo stile qua, stupendo, stupendo. Grande, grande, grande attesa. Crow Country si chiama. Crow Country. Io spero vivamente che ce lo mandino perché lo attendo molto, mi sembra uno stile bellissimo, mi fa impazzire, mi fa impazzire. C'è una demo su Steam attualmente, se volete provarlo, ma è proprio un Resident Evil vecchia scuola, costo gusto, incredibile, 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 incredibile. Non vedo l'ora dell'uscita che è a maggio. Maggio, Crow Country. Molto atteso. Molto atteso dal sottoscritto. Molto atteso. Molto atteso. Sei tornato, Michelle? Michelle? Presidente? Presidente? No, mi sa che è defunto. Ma perché i video sembrano i 2000? Perché quello è quel gusto là, è quel gusto là, quel gusto là della, di Play 1, no? Forse era colpa mia, Ale, mi Su sono accorto di una cosa cosa. cazzo avevi Era, boh, in combinato? 4K, era in 4K, solitamente non metto in 4K quando stream. L'ho Te lo sei rimesso in 1080. dimenticato. Ma Va bene, va bene, va bene. spero che fosse quello. SF Games. Comunque questo lo voglio troppo giocare. Bisogna urge chiederlo. C'è un contact qua. Quale? C'è un... Questo Crow Country. Ma è finito sto cazzo di show? Sì. Allora, cosa stiamo guardando? No, niente, siamo io e te. Ok. Stiamo guardando letteralmente Hai detto, niente. questo lo dobbiamo prendere Crow Country, pensavo che stesse passando No, era qualcos'altro. quello di cui ti, quello che Ah, volevo, quello che ok, attendevo molto, vabbè. che Ok, vabbè, speravo di dai, vedere un allora dai, po' di 10 più. minuti parliamo, andiamo a dormire. Vai. Ma vogliamo parlare di sta PlayStation VR 2 compatibile con PC? Pare che abbiano aggiornato il firmware. Allora, hanno Aspetta, vedete aggiornato il The fi. Beast Inside, consigliatissimo in VR, deciso di stake. Però non ne ho sentito parlare benissimo, di The Beast Inside. Ne parlano bene della prima metà, poi la seconda metà dicono tutti che è rotto, che non lo so, che è troppo difficile, non si capisce bene. Scusa, Vediamo The Michel, Beast vai. Inside. No, niente, allora, cosa è successo? Allora, hanno aggiornato il firmware di... Allora, dopo la notizia che hanno smesso, che hanno messo in pausa le produzioni, il ciclo produttivo di PSVR 2, perché c'erano troppi fondi in magazzino, molto male questa cosa, e evidentemente si sono affrettati a far uscire il firmware per dire, vabbè, almeno così ne vendiamo di più e ci vendiamo anche quei pochi che sono rimasti, che abbiamo già prodotto. E il problema è che è aggiornato il firmware, sì, però ancora non c'è un modo per attaccarlo, perché quando lo attacchi come USB-C, Non lo dato che non lo legge. puoi attaccare alle schede video che hanno, cioè le nuove schede video non hanno la USB C Certo. port video, e ancora non succede un cazzo sul PC. Quindi bisogna che arrivino i Un driver nuovi di adattatore. Nvidia. Intanto l'adattatore, ma poi anche i driver nuovi di Nvidia devono arrivare, perché anche se lo attacchi alla 2080, che magari ce l'ha, le 2080 sono l'ultima serie che ce le ha, ancora comunque non li vede come visore VR, anche perché se anche Steam stesso si deve aggiornare per vederlo come visore. Quindi insomma, ancora
hanno proprio rushato questa roba, evidentemente non manca molto, probabilmente massimo entro un mese, due mesi dovremmo avere questa roba funzionante. Vediamo come funzionerà, vediamo se faranno una cosa fatta bene, che con l'eye tracking è supportato dai giochi che supportano eye tracking, o se sarà una roba proprio fatta alla peggio porco possibile. Lo scopriremo presto. Speriamo. Potrebbe diventare il tuo visore VR, perché tu stai usando una merda come PC VR al momento, no? No, beh, sto usando il Pico 4. Ah, sì. Il Pico 4 proprio stai usando. Okay. Perché? Perché il Pico 3 Neo pensavo che stessi usando. No, il Pico 3 Neo basta, l'ho abbandonato. L'ho abbandonato totalmente. Allora, The Beast Inside. No, ma a te non piace The Beast Inside, che è un horror. Ah no, allora vaffanculo, DJ Solid Snake, che cazzo. Niente. Okay, BC6, lo so, sta sempre in sconto a 2,99€, però non l'ho mai preso proprio perché... Perché dicono tutti che a un certo punto diventa impossibile, non si capisce un cazzo. Io guarda, se ci sono dei puzzle che non si capiscono mi innervosisco subito, certo. E smetto di aver voglia di giocare. DJ Solid Snake mi confermi che è così, che è vero. Quali giochi PC VR supportano i tracking? Nessuno? No, nessuno, credo. In OpenXR, secondo me, qualcosa c'è che supporta i tracking. Non mi ricordo, bisogna chiedere a Claude. Sì, mi sa che me ne aveva parlato. Ma anche solo per il foveated rendering centrale. Cioè, ok, metti che non riesci a supportarlo mentre lo muovi, solo per fare il foveated rendering al centro. Una roba così, insomma, qualcosa deve uscire. Poi ti aggiorno velocemente. Sì. Allora, ho provato per bene Resident Evil 2 VR Mode, perché ho finito il 4 e devo capire quale giocare. Ho provato un po' di Resident Evil 2 VR Mode, Alessandro è troppo pauroso, quindi smentisco tutto, non è vero che avevo combattuto la mia paura, è che Resident Evil 4... si prestava benissimo, certo. Esatto, si prestava benissimo alla VR non horror, perché il 2, col fatto che è una mod, quindi hai la testa attaccata al corpo, quindi non va mai in schermata flat quando ci sono le robe paurose, ed è più pauroso del pauroso, perché tu ti ritrovi attaccato alla testa del personaggio anche quando lui alza sopra le serrande, e se sotto le serrande c'è subito un mostro, cioè è paurosissimo, è impossibile, e poi soprattutto è molto più macabro del 4, Ale, cioè molto più macabro, cioè viscere. Beh, è un pochino più realistico, sì. No, un pochino, cioè cazzo, sono proprio due, sembrano proprio due stili diversi, il motore sarà lo stesso, ma proprio lo stile grafico è proprio diverso, proprio viscere, sangue, occhi, cioè non benissimo. Allora, dato che mi sono spaventato, è molto bello. No, ma infatti sembra un capolavoro, no, quello è molto bello, però appunto è diverso da che non è pauroso. Quindi molto complesso sarà già questa scena qua, che vedi che lui tira la serranda, cioè è perché, scusami, va in terza persona fatica. A me andava in terza persona. Sarà attaccato alla faccia, era attaccato. Chissà che cazzo c'ha la mod. Forse la mod adesso è cambiata. O è cambiato o glielo puoi dire, che quando ci sono le cutscene stai fuori. Ci deve allora ricontrollare. Ma funzionava molto bene con il... No, ma funziona, è che è pauroso, non è che non funziona. Funziona, le mani sono staccate, le performance sono altissime, non è che va a 100 fps. No. Però non va neanche malissimo. Non va malissimo, esatto, al limite del giocabile, secondo me. Poteva andare Questo è uno. Guarda le facce, cazzo, sono molto più paurose degli sgorbi dei Resident Evil 4. Cioè, il tipo là che esce dalla finestra e spaventa. Non so, è un po' più pauroso del 4. Nel 4 queste cose non succedevano. Quindi sono molto, molto, molto così, non lo so. Questo è uno. Poi allora, non pago, sono uscito, ho fatto un'oretta di pausa e sono entrato in Resident Evil 7, perché Clodo mi ha detto devi giocarti però il 7, perché hai giocato... Ma il 7 è impossibile che te lo giochi. E il 7 è impossibile, anche perché... Se non riesci il 2... Gira benissimo, tra l'altro gira il doppio del 4, almeno sulla mia configurazione gira il doppio, gira proprio davvero... Era più leggero.
Sì, 120 PS. Poi col fatto che già in prima persona, secondo me, deve fare anche molte meno rotture meglio, di cazzo, certo. Capito? Esatto, perché già in prima persona il gioco, le mani staccate funzionano bene, però Alessandro è impossibile, si vede anche molto meglio di come si vedeva su PSVR 1, che era tutto mezzo blu-roso, certo. Qua si vedono bene anche le ragnatele che ti arrivano in faccia. Non lo so, mi dispiace perché pensavo che Resident Evil 4 mi avrebbe dato il là a nuovi giochi VR e invece mi trovo molto in difficoltà a giocare questi due, mi trovo molto in difficoltà. Però recuperate le mod PC VR che sembrano abbastanza giocabili, se volevate giocarli le due mod PC VR mi sembrano abbastanza solide per essere giocate. Sì, abbastanza, quindi sono molto non triste. È nativo però... No, non è nativo, però sono molto triste. Però è fattibile. E poi ho giocato quello che c'avevo comprato con gli sconti, sì, Teseus. Teseus. Che no? Teseus. Io non lo gioco da tantissimo. Ale. No, allora, clamoroso perché si vede che è un gioco PC VR, belle le scene, belli i boss, i mostri, tutto. Si combatte molto male dopo aver giocato God of War, Ale. Certo. Proprio brutto. Mi ricordavo che era bello. Era quasi meglio non combattere, quasi era meglio non combattere che lo facevi tutto con la torcia. Era quasi meglio. Però visivamente è figo. No, clamoroso. Niente è bello, ma anche le scelte di camera le sono molto belle. Le scelte come stacca da una scena all'altra è molto figo. Dove ti mette l'inquadratura è molto figo. Il combattimento è criminale. Cioè, proprio brutto. Sì. Come si installano queste mod, Hercules, basta che scrivi su Google VR Italia mod Resident Evil e ti esce la pagina di VR Italia dove c'è scritto, sono quattro cose in croce che devi sostituire ed è facile. Michelle insiste, Resident Evil 7 è clamoroso, lo so che è clamoroso, ma è anche clamoroso, paurosamente clamoroso, cioè porca troia cazzo, complesso, non lo so. E invece dovrei farlo in live con una barra da 1000 euro. Una barra da 1000 euro si potrebbe fare. Potrebbe aiutarmi la paura, una barra potrebbe da 1000 euro. Senso. Vale. Sì, senti, sì. Io invece ho comprato Souls of Torment, che è praticamente era nel Future Game Show dell'anno scorso. No, non lo so, non è, ma è praticamente no, ma Vampire Survivors. Cazzo, Vampire Survivors, ma con uno stile alla Diablo 1. E con l'attacco sulla levetta analogica, quindi dovete usare la levetta analogica anche destra, non solo è proprio sinistra. Copiato da Diablo 1, ma non sì, sì, è Diablo, Diablo è letteralmente 1. Diablo 1 è un a livello ripone, estetico. È un rip di Diablo 1. È un 1, rip santo, tra Diablo 1 e Vampire Survivors, quindi roba che fa per me. Purtroppo non è divertente come Vampire Survivors. E neanche come Diablo 1, e neanche come Diablo 1, però comunque è caruccio, se è cercate una roba rippato, del genere. Ma anche il fonte è tutto rippato. Sì, che merda. Sì. Che merda. E invece, ti dicevo, ho iniziato ieri o l'altro ieri un gioco dello stesso sviluppatore di quell'altro gioco che abbiamo visto oggi tra live action e 8-bit, che è questo Fate di Unholy Trinity. Devo dire molto che proprio 8-bit secchissimo, cioè proprio marcissimo dal punto di vista estetico. Ma interessante, è così, cioè così è il gameplay, con l'omino, è proprio Atari. Devo dirti che nonostante sia fatto così, funziona, è divertente. Sembra i Nashi. È quasi. Porca troia. Quella roba lì, però c'ha delle idee, funziona bene, se vi piacciono gli horror un po' sperimentali... Dategli un'occhiata. E anche questo nel Future Game Show dell'anno scorso. Probabilmente. Ragazzi. Sì. E poi sono andato molto avanti il Final Fantasy, finalmente. Sì. Che ancora non l'ho finito, quindi ne parleremo bene quando l'avrò finito. Ma dirò solo che bello. Non pensavo, sono molto sincero, non pensavo. Beh, scusa, sei stato molto critico stato settimana bello. Scorsa però era perché una parte perché parte male, perché parte male. Cioè le prime, allora i primi 10 minuti spettacolo, poi
Da lì le prime 5 ore sono una rottura di coglioni veramente infinita. E... Ma è il solito problema che hanno tutti i Final Fantasy recenti. Cioè hanno dei problemi di ritmo molto molto importanti. Soprattutto Final Fantasy VII Remake è questo. Il problema di questo è che il problema di ritmo ce l'ha all'inizio. Quindi le prime ore dici, boh, non lo so. Non lo so. Cioè non ti piglia molto dal punto di vista della storia. Non ti piglia molto dal punto di vista del gameplay. Poi molto meglio, molto 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 meglio sia a livello narrativo, vabbè, visivamente stupendo, veramente delle visivamente stupendo, la colonna sonora è incredibile, bello, 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 e non capisco neanche perché è così bello, perché poi di base la struttura è quella dell'open world classica che io odio, quindi mille miliardi di cose da fare. Tra l'altro ancora più open world, molto più open world di Remake del primo. Però di fatto in Final Fantasy VII da lì in poi era un open world, un open world episodico, in cui c'erano 100 cose da fare in giro a caso e tu decidevi quando e dove farle per poi arrivare alla parte importante che c'è dopo. E di fatto questo qua è tutto così. Cioè, Rebirth è tutto open world episodico, dove prima stai andando a cercare le galline della signora che ha perso, tirandole. Poi sei in spiaggia ad andare in giro col monopattino in costume. Poi c'è la scena strappalacrime con Tifa. Poi c'è la partita di carte. Poi c'è la macchina, il fuoristrada nel deserto. Cioè, è una follia totale. È una follia totale, ma funziona, ed era la mia grande paura su questo qua, no? Perché dopo Midgar nel set originale succedono cose che non hanno senso e che non, nel mio cervello non funzionavano in un videogioco contemporaneo, costa grafica, costo impatto visivo, un po' che comunque è molto più realistico di Final Fantasy VII originale. E invece devo dire che è bello, mi sta piacendo molto, nonostante i difetti che ne ha, come ne aveva il 7 Remake. Però è proprio una è gioioso, un videogioco gioioso, gioioso. Senti, gioco di carte? Gioco di carte è bellissimo, bellissimo. Meglio Rebirth o Doom 2? Rebirth. Doom 2 l'hai visto? Doom 2 l'ho visto, carino. Beh? Carino, ma non mi ha fatto impazzire. Attenzione, cioè, allora... E i critici cinematografici si sono uccisi nelle ultime 2 settimane a dire quanto è bello Dune 2 e Alessandro Redaelli. Attenzione, mi è arrivata la mail di Indica. Di già? Sì, dell'annuncio. Ah, ok. Perché la fa Evolve. Mitici, allora Evolve. Poi richiedo. Scusami, e Alessandro Redaelli dice carino, attenzione, carino. Carino. Mentre Madame Web, scusami, Madame Web non è cinema, chiaramente. No, Dune 2 è visivamente incredibile, visivamente. Scusami, il Colossal più bello degli ultimi 10 anni, ma ho letto delle robe tipo il Colossal più bello degli ultimi 10 anni. Secondo me la parte 1 era più bella. Ma perché Dune 2 è troppo freddo, cioè non te ne frega niente dei personaggi, e questo è il grosso problema di Dune 2. Ci sono questi due che si innamorano, non si capisce perché, per come. Beh, occupano Chalamet, metà screen time. Chalamet, cioè. E Zaya, il presidente del Veneto. Zaya e dici. Zendaya. Zaya e Zendaya e Chalamet. Si innamorano loro. Ok. Cioè, non sbaglio? Non lo sai. Ok, va bene. Ok. Comunque è un po' una stronza, cioè no, a livello di scrittura non è incredibile. Meglio o peggio degli originali, se li hai visti? No, beh, quello di Lynch era un'altra roba. Era una roba che non aveva senso. Ah, ok. Ma non era contento manco lui. Però secondo me la parte 1 era più bella, perché la parte 1, essendo una partenza anche un po' dilatata, ti faceva entrare un po' di più. Qua sembra che sia un film da 5 ore tagliato 2 ore e mezza, e quindi ti perdi delle cose, non ti riesci veramente a collegare con quei personaggi là. Non lo so, ho dei dubbi. Però visivamente incredibile. Pagato per vederlo? Ho pagato per vederlo, sì. Ah, ok. Va bene, vogliamo chiudere? Sono le 11, ci siamo. No, comunque si pronuncia Dune e non Dune, ma sei sicuro? Ma secondo me è una cosa che vi siete inventati voi italiani.
Voi italiani, dove cazzo sei? Questa cosa di Sì. Dune, anche su TikTok, ma si dice Dune, non si dice Dune. Adesso voglio vedere Timothée Chalamet che dice Dune. Sì, We sento, anche adesso shoot mi sa che si fa. Dune. Cioè, dirà my movie is Dune part 2, non È come il Dune part. film, è come il film sulle, sai, mine, mine, che era mine, si Esatto, dice era ma. mine. Mine, no, si dice mine, perché è su una mina. Ci sono le mine. Non lo Boh, so, non lo so. vabbè, Va bene, va bene, va non lo bene. so, Ale. Ok, dai, allora ci vediamo settimana prossima. Se non c'è niente altro da dire, cosa hai giocato? Ci hai detto cosa hai giocato? Che recensione è uscita Ah, di esatto, volevo Astronomy? parlare un secondo. No, Intanto ti mando direttamente. il sito a cui chiedere Crow Country subito. Di Rise of Ronin? No, Rise of per Ronin, favore. raga, io non lo so, cioè è veramente una mossa che non ho capito. Tu l'hai vista la recensione, immagino di no. Certo che l'ho vista la Ah, l'hai recensione. No, sì, l'ho visto. vista la Cosa recensione. Però dici? il gioco è totalmente. Boh. Allora, c'è dei panorami a tratti carini. Cioè, Ma boh, o non so se era. c'ha qualcosa di affascinante. Cioè, non so se era il video YouTube, ma qualcosa sembra carino. Poi altre robe davvero brutte, brutte. C'è il peggior. No, Gioco, a boh, livello non lo so. tecnico è veramente una roba che c'è uscita C'è seriamente una da tre merda generazioni, da due incredibile. Sì, generazioni sì, sì. fa, cioè No, Play una 3. merda Play incredibile. 3 tirato in 4K. Sì. Bruttino, bruttino. Ma il problema non è neanche quello, chi se ne frega della grafica, è che proprio c'ha una struttura senza senso, che se fosse stata solo missioni su missioni, con poca narrativa, solo combat system, io l'avrei anche accettato volentieri. E che poi è diluito dentro sto open world classico alla Ubisoft, che però non ci azzecca niente col game loop di base e con il DNA di Team Ninja. E quindi ne fuoriesce sta creatura strana e incomprensibile, che in ogni caso è molto lontana dalla qualità media dei prodotti PlayStation. Possiamo dire peggior prodotto PlayStation degli ultimi 5 anni. PlayStation Studios, dici, in quel senso Sì, lì. pubblicato da Ok, PlayStation. questo è PlayStation. Combat System, scusami. Combat system buono, un po' sbilanciato, però divertente, tutto sommato divertente. Almeno quello è abbastanza beccato. Però poi è noioso, è troppo lungo. Cioè, ma secondo te un gioco così quanto deve durare a vederlo? Per me dovrebbe durare 14 ore, ma mi sa che ne Ma dura neanche 80. 10, 10. 80, mi sa che ne Ma ne dura più di dura 80. 30, 35, 40. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma 40 ore su Rise of the Ronin mi devo fare. Cioè, ma questi sono matti. Poi Max Mastered, se vogliamo parlarne un No, Max Master, attimo. sì, certo, vero, vero, vero. Max Master, Beh, chiaro, un po' di carino, VR. carino, carino. Ci sta finalmente un bel platform in realtà virtuale. Ne vediamo uno all'anno. Anche facesse cagare, ci dobbiamo Ma forse accontentare meno di uno perché. all'anno, forse meno di Sì, uno forse all'anno. meno, perché quello Forse prima è meno. stato Ben ed era 2 anni fa. Most Sì, no, è 2 vero, con Most due 2, anni sì, era fa, comunque 2 anni fa. PSVR Bellino, 1, questo sì. tra tutti è quello che si rifà di più ad Astrobot, in modo abbastanza palese, chiaramente Sì. non tocca mai i livelli di Astrobot Alessandro, in nessun manca un, c'è cioè un. elemento. Esatto, cioè non lo raggiunge mai in niente, né in colonna sonora, né in grafica, né in stile, né in platforming, né in melee, né in. Neanche quando è fermo. Non sto scherzando, Ale. Ne parlavamo Sì, con Claude. Neanche quando è assolutamente. fermo. È Si vero. avvicina ad Astrobot, neanche quando il personaggio è fermo, perché quando è fermo È il personaggio di vero. Astrobot fa qualcosa di più interessante, più figo e Assolutamente. raffinato di Max Assolutamente. Master, quindi neanche da Assolutamente. fermo Però devo raggiungi dire che Astrobot. comunque il personaggio l'hanno azzeccato, è molto carino, potevano far peggio. Cioè, quello di Ven è molto più brutto. Ad esempio, almeno questo è un personaggio grazioso. Level design c'è. È dignitoso a livello proprio di design, cioè non stilistico, che poi è un po' tutto uguale dall'inizio alla fine, anche se sono tanti livelli, sembrano un po' tutti la stessa roba. Però come è strutturato, le piattaforme, i salti, il carretto, le cose, è carino. È bella anche questa possibilità di usare le mani per fare le cose. E poi c'è tutto quello che ti aspetti, appunto i livelli con la musica che fa switchare le piattaforme. I grossi salti che ti fanno passare, cioè che ti fanno trovare le robe nascoste, le monete.
È quella roba là che ci aspettiamo, cioè in un mondo ideale sarebbe un gioco sufficiente di cui non Sì, abbiamo quello che ti volevo bisogno, dire anch'io, è quello che ci diciamo sempre. esatto. Purtroppo in questo mondo è una Sì. perla rara da tenere assolutamente in considerazione. Sì, l'altra cosa che non mi è piaciuta, pochi tool, Sì, Astrobot aveva sono più due, tool. effettivamente, sono due alla fine, o sbaglio. Sì, vento, Vento e scusami, pistola. la pistola della cosa, non bene. E un'altra cosa che mi sa che ti volevo dire, no, I me la sono boss sono dimenticata. Ah, brutti. i I boss, è vero, boss sono scusami, i brutti. boss, scusami, non imparagonabili, scusami No, Ale, ma la assolutamente, dai, boss un'altra fight col categoria. gorilla dove gli tiravi i denti, Un'altra adesso senza categoria. spoiler, ma di un gioco 10 anni fa, quella lì era clamorosa, scusami, Sì, cioè qua non c'è c'è niente di assolutamente paragone. lontanamente arrivabile, cioè... Sì, ma guarda, basta veramente vedere di fila il video di... Cioè, adesso avete visto Max Master. Grazie, Teone il Bulgaro, per la sub. Grazie mille. Avete visto Max Master. Adesso vi faccio vedere un secondo di Astrobot. Cioè, lo vedete subito che è molto più bello. Cioè, che è tutto molto più bello anche solo a vederlo. L'animazione, visivamente, la direzione artistica, le piccolezze proprio stilistiche. Vabbè, la musica non la potete sentire, ma anche quella, cioè, la musica di Max Master fa cagare, quella di Astrobot è un capolavoro assoluto. Purtroppo è così, cioè, ci dobbiamo accontentare di quello che Cioè, esce. perché Astrobot aveva i livelli, quando finivi il gioco e ti andavi a fare tutti i livelli Time Attack, lì ce n'era anche ben altro da giocare, se te li ricordi, Ale. Certo. E cioè, molto fighi, capito? Sì, no, qua c'è la bella idea delle monete che le usi per i power up Sì. e quindi ti spinge a recuperare tutto quello che trovi dentro il livello per potenziarti. E poi è carino, cioè comunque gioco carino, me lo sono giocato mega volentieri, forse più perché siamo orfani di questa roba qua, l'ho mangiato con Sì, questa esatto. voracità. Semplicemente perché va a coprire un buco profondo, una voragine, perché non c'è nulla che possa soddisfare la voglia di platform di questo tipo. Sì. Semplicemente per quello. Ma Esattamente. purtroppo, per fortuna, perché questo comunque fa capire che la qualità, cioè, è riconoscibile quando la viene fatta, è lontanissimo da Astrobot. Cioè, proprio. Cioè, non Purtroppo sì. basta Purtroppo che ti sì. piaccia Astrobot e avere in testa Astrobot per fare Ma Astrobot. anche perché questi sono due o tre persone. Cioè, ci sta che non Cioè, sia come ecco, come PlayStation, cioè il fai? Team Come Asobi fai? che Cioè, ci è mancherebbe altro molto che più tre persone grande. riuscissero a fare il lavoro di Esatto. 50 o 100, ma già solo il compositor, non so quanti ha lavorato per le musiche di Astrobot, forse più delle persone del team che hanno fatto Certo. tutto il gioco lì solo per le musiche. Può Cioè, capito? essere, può essere, può essere. E quindi, e allora, se volete la platform in VR con UE VR, c'è l'imbarazzo della scelta. Vai, DJ Solis, dimmene uno che non sia Little Nightmare, chiaramente, che abbiamo già giocato e ad Ale Tutti non è quanti. piaciuto. No, a me è Dimmene, piaciuto. Flat dimmene. mi è piaciuto. No, 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 in VR dico, non il gioco, se ci mancherebbe altro. Dici. Ah, non dirmi di Sackboy, per favore, perché anche quello fa un po' cagare, per favore. È Non brutto, dirmi Sackboy. Sackboy. Alex, com'è uno dei più brutti platform in generale? Cao de Kangaroo potrebbe essere carino, No, ma Crash 4 effettivamente. non si presta di Gesso di Snake, dai. Non aggiunge niente Crash 4. Non ha... cioè, no. Cao de Kangaroo, fammi Cao de vedere com'è. Kangaroo? Non hai Non lo presente qual è? conosco. Ma Di nome, ma non di faccia. dovrebbe essere bellino, eh. Fammelo vedere. Potrebbe essere una roba. Potrebbe Beh, sai che forse potrebbe essere una roba. Ma essere Flat penso che abbastanza non lo avanti. giocherei mai. Diamogli un'opportunità. Anche Via. Sackboy è piaciuto a DJ No, però Solid scusa, sei troppo di bocca buona, Sei DJ proprio di bocca buona. Snake. Cioè, Ti a va me mi bene sembra che. tutto. Sei un po' troppo di bocca buona, eh. Cioè, che cazzo, Vabbè, c'è anche ci sta, ci sta. Sackboy. Si Cioè, è diverte bello più di anche noi. Sackboy. Spiro? Adesso. Spiro è Unreal Engine, non credo. Non lo so. Spiro è dell'engine? No, non lo sapevo. Sei sicuro? La trilogia. No, non so, Darky lo dice. Spiro PC Engine. Beh, è carina la remaster, cioè il remake di Spyro. Spyro, non lo so. Spyro Reignition.
Non trovo. Crash 4, tra l'altro, io l'ho comprato. Ma ah, Real Engine quelli... 4. Sa che è vero, anche Spyro. Allora potresti provarlo, magari. Sì, sì. Vabbè, non gli chiedo cosa ne pensa di Solid Snake, perché sicuramente è capolavoro come... Cioè, allora, aspetta, però adesso Ale, il suo parere su cos'è che era quello shooter, lo rivaluterei, eh. Che cazzo che ho messo in lista di desideri poco fa? Mi ha fatto mettere Artica, come cazzo si chiama? Dov'è? Lista dei desideri? Ci ha fatto mettere poco industria, fa... Industria. Ah, industria, l'ho rivalutato adesso. Ci penso un che po' meglio. Ha detto capolavoro, esatto, perché aveva detto capolavoro. Aveva detto industria capolavoro, adesso già viene 19 euro, ci penso. Terminator Resistance con WebVR, però Terminator Resistance fa veramente cagare. Proprio lì il gioco è una merda. Veramente brutto, ci ho giocato un paio d'ore, figa, mi volevo sparare in bocca. Male. Va bene, raga, va bene. Ok, va bene, Ale, niente. Allora, un abbraccio fortissimo. Hai eventi, cose, ci devi dire se da qualche parte presentare le prossime settimane, fai qualcosa, ci aggiorni, niente? Sì, sicuramente, ma non mi ricordo, sto fuso, sto completamente fuso. Vabbè. Però vi aggiorno allora, su Instagram. Va bene, vado a prendermi la tachipirina, raga, perché è passato abbastanza tempo dall'aspirina. Un abbraccio forte. Ci vediamo settimana prossima. Bacione. Ciao cari, grazie tantissimo. Ciao.